una vittoria si torna in campo, scontro diretto al Braglia con il Forlì, sarà un po' il trend di questo finale, soprattutto al Braglia, tanti scontri diretti. Ma è una partita importante, sicuramente non è decisiva perché poi mancheranno ancora 18 punti, 6 partite. Per noi è un'occasione importante, d'altronde anche per loro, è uno scontro diretto, ripeto, è una partita importantissima ma non la ritengo assolutamente decisiva. È normale, noi ne veniamo non da una vittoria, diciamo che veniamo da un periodo ottimo sotto il profilo dell'interpretazione alle gare, sotto il profilo dell'intensità, sotto il profilo di come la squadra si è comportata. È normale, poi quando vinci, voi ve lo insegnate, accresce l'autostima, c'è più entusiasmo. Però noi abbiamo questa partita molto molto importante, poi ne abbiamo un'altra mercoledì, quindi abbiamo qualche giocatore fuori, altri acciaccatissimi, però come mio costume non ho mai cercato un alibi e né tantomeno lo vado a cercare alla vigilia di una partita importantissima. Scelto mister Costantino nell'ultima partita, quindi è nato, diciamo, un ballottaggio così tra i pali e poi ci sarà da sostituire Nolè davanti, spesso ormai dal mercato di gennaio aveva scelto la coppia con lui e Diop. Ma guardi, per me un portiere fa parte di un gruppo di giocatori, è un ruolo particolare sicuramente perché non è un giocatore di movimento. Io medito, cioè io mando in campo chi mi dà più consistenza ed equilibrio e soprattutto chi è sgombro a livello mentale. Probabilmente in quel momento Manfredini l'ho visto in difficoltà e ho fatto anche una scelta coraggiosa. Adesso ho due portieri bravi, che godono della mia stima, deciderò chi far giocare domani, senza nessun problema. Forlì che dopo le fasi iniziali dove ha avuto più difficoltà ha acquisito un trend abbastanza costante, ha rimontato nel periodo in cui invece il Modena ha avuto meno risultati positivi, adesso appunto è lì, insomma è una bella sfida. Sì, però voglio ricordare che nelle quattro partite il Modena ha affrontato Padova e Venezia, poi a prescindere. Voglio dire, non è che sì, probabilmente non abbiamo fatto i punti che speravamo sia a Bolzano che contro il Lumezzane, però non è che ne venivamo da un periodo, magari il risultato non ha reso onore a quelle che erano le prestazioni del Modena per quanto concerne la mia squadra. Il Forlì è una squadra aggressiva, poi a prescindere che sta facendo benissimo, però è una squadra che ha cambiato marcia rispetto alla fase iniziale, una squadra che io ho studiato, una squadra aggressiva, anche con giocatori di qualità, ben messa in campo, allenata da un bravo allenatore. È una partita, è uno spareggio, come avete ribadito più volte voi, io invece dico che è una partita importantissima ma non decisiva. Nel calendario di questa giornata ci sono curiosamente Modena Forlì, ma anche Fano Mantova è uno snodo decisivo nella corsa alla salvezza diretta a questo turno. Ma noi, sai, abbiamo un vantaggio che non dobbiamo. Abbiamo mai visto dall'inizio con due punte vere di riferimento. Sì, penso che la mia idea è quella di far giocare insieme domani Diachide e Diop e di trovare qualche alternativa perché nessuno dei due sa accorciare, sono due giocatori magari più bravi nell'attacco della profondità e più bravi nel giocare vicino alla porta, no? E quindi in settimana abbiamo cercato di trovare delle soluzioni alternative per recuperare lo spazio tra i tre centrocampisti e le due punte. Mi auguro che le mie idee siano quelle giuste e soprattutto mi auguro di recuperare qualche giocatore molto importante che al momento è fuori dalla gara di domani. Queste sono le mie due preoccupazioni, perché non c'è né Millano né Abbiamo né Nolè, ma è qualche giocatore molto importante. Ci sono dei giocatori molto importanti che sono ad altissimo rischio gara, purtroppo quello che sta accadendo quest'anno. I giocatori che si fanno male durante gli allenamenti, uno si è fatto male ieri, non lo sa nessuno perché abbiamo fatto allenamento a porte chiuse, un altro si è fatto male stamattina, però nessunissimo problema, via.